Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione web della città. Vediamo insieme gli appuntamenti che vi segnaliamo oggi per il tardo pomeriggio e per la serata di questo giovedì 6 ottobre, cominciando dalle 18, un appuntamento al Circolo dei Lettori, la presentazione con l'autore Antonio Scurati del libro La seconda mezzanotte, edito da Bompiani. L'autore immagina una Venezia del 2092 dominata dai capitalisti cinesi, abitata da donne e uomini violenti e dissoluti. L'unica salvezza è immaginata essere la letteratura. Si comincia, come detto, alle 18. In serata, invece, alle ore 20, al Museo Diffuso della Resistenza, per la rassegna cinematografica Turin Earth, verrà proiettato Viaggio a Lampedusa di Giuseppe Di Bernardo, un film del 2010 che racconta l'esperienza di quattro persone che, con la scusa di un viaggio di piacere, vanno alla scoperta del fenomeno delle migrazioni nell'isola di Lampedusa. Per la musica, questa sera si chiude il programma delle 9 sinfonie di Beethoven al Teatro Regio, 20:30, ultima replica delle sinfonie numero 8 e 9. Dirige l'orchestra del Teatro Regio Gianandrea Noseda, sarà presente per la 9ª sinfonia anche il coro con il maestro del coro Claudio Fenoglio. Chiudiamo con il teatro perché alle 21:45 al Teatro Vittoria, nell'ambito del Sacro Attraverso l'Ordinario, sarà in scena Un finale per Sam, uno spettacolo di e con Pierpaolo Congiu e Antonio Villella. È tutto per quest'oggi, grazie a Paolo Mosso per la messa in onda, a voi ovviamente per averci seguito, da parte mia l'augurio di una buona serata.